Ciao ragazzi, sono Renato De Carmine, sono il conduttore della superclassifica Hit Napoli 78 Mediterranea. Vai con lo special! Invece qual è il tuo rapporto con la musica partenopea e la musica napoletana? La musica partenopea, parte napoletana, come diceva Totò. La musica napoletana penso raggruppi molti generi musicali. Secondo me è sicuramente l'avanguardia rispetto alla musica italiana in generale. Vedi che poi gli italiani grossi, Pausini, Ramazzotti e compagnia bella, vanno addirittura a fare i dischi all'estero. All'estero, in America, in California, insomma, per avere i suoni più internazionali. E invece, ad esempio, che ne so, tipo Pino Daniele, questi artisti qua fanno i dischi magari anche all'estero, forse, o comunque principalmente a Napoli, che ha i suoni più caldi, più mediterranei, e usufruiscono molto dei suoni dell'Africa. E quindi potrei dire che la musica napoletana, per quanto mi riguarda, secondo me fa cultura, nel senso è avanti, è più ricercata. Il Festival di Napoli, vorremmo sentire da lei qualche parola riguardo al Festival di Napoli. Ma il Festival di Napoli, io spero proprio come meridionale convinto, come amante di Napoli e della canzone napoletana, che possa avere il suo grande rilancio. Io ricordo con commozione i tempi in cui il Festival di Napoli era grande, ero ragazzino, studiavo a Napoli, perché io mi sono iscritto all'università a Napoli, ma anche studiato al conservatorio a Napoli sotto la guida di maestri straordinari, tra cui voglio ricordare Enzo Aita, e allora ero sempre entusiasta e speravo che un giorno o l'altro questo festival fosse diventato un festival importante. Io ho portato una canzone che si chiama Alleria, 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 ripresa anche dopo da Peppino Di Capri, e devo dire che oggi manca quella grande manifestazione che pur, devo dire, se in questi anni non ha avuto proprio il declino, però ecco, io vorrei che la manifestazione come il Festival di Napoli fosse, se non superiore, ma quantomeno all'altezza di Sanremo, dicendo una cosa, che Sanremo deve ritornare alle canzoni e ai cantanti. Salve gente, sono Savio Cavallo, lo showman ufficiale di questa trasmissione Hit Napoli 78 Mediterranea. Siamo un contenitore di musica, moda e spettacolo, ma soprattutto vi diamo informazioni discografiche. Da Savio Cavallo è tutto, vai, vai, il prossimo servizio, vai, ciao, 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 ciao. Speriamo che il ritorno del Festival di Napoli sarà alla grande, capite? È una cosa che noi ci teniamo particolarmente, no? Speriamo che il Festival di Napoli diventi veramente un Festival di Napoli, insomma. Ma ce ne fu tutto, il problema non è perché non si fu un Festival di Napoli, perché ci sta Sanremo. Il problema è la gente che ha da pensare che c'è sta Napoli che tiene la Madonna di cultura e la deve far uscire fuori, capite? Ha da combattere per la città sua, ha da far uscire fuori cose che sono vere. Appunto, no, un Festival di Napoli. Il Festival di Napoli, come dire, è un altro frammento di questo grande mosaico, perché Napoli ha molte, moltissime realtà,